Parliamo di cinema, terzo film da regista per Federico Moccia che è nei nostri studi questo pomeriggio, io lo presento e lui qui insieme al parte del cast di Amore 14, ben ritrovato. Grazie. Noi ci siamo visti fino ad oggi attraverso la TV perché io ho visto queste interviste di questi giorni che presentano questo film Amore 14, allora siamo felici di ospitarti insieme a Veronica Olivier, 19 anni, di Latina, esatto. E insieme a Giuseppe Maggio, Massi nel film, quasi 17 anni, leggo dalla presentazione, e Raniero Monaco di Lapio, che poi è fratello di Veronica nel film, di Carolina, la protagonista. Amore 14, innanzitutto questo film è anche un libro. Sì. Rispettiamo assolutamente i passaggi. Ma sì, perché mi divertiva raccontare, questa nasce un pochino dal ricordo del giovane Holden letto, ma senza assolutamente potermi riferire allo splendido libro di Salinger, ma la voglia di raccontare attraverso una voce femminile quello che accade fra i 13 e i 14 anni. Le amiche di classe sono tutte 13-14 anni. Allora, veniamo a Carolina. Io vi chiamo con i nomi che poi insomma impareranno a conoscere i nostri amici che andranno al cinema, se non sono già andati al cinema, perché il film è in programmazione da venerdì e so che questo weekend ha avuto insomma un esordio strepitoso. Carolina, amori, dolori, passioni, insomma la tua è una storia che anche i genitori prendono un po' con le pinze, nel senso che molti non vogliono pensare al fatto che i 14enni vivano queste pulsioni, ma invece è così. Esatto, sì. Diciamo che Carolina per la prima volta si affida nelle mani di un ragazzo completamente, totalmente, quindi lasciandosi diciamo alle passioni, alle pulsioni, però la difficoltà dei genitori è sempre, c'è comunque, perché è difficile capire, è difficile comprendere il ragazzo che per la prima volta, o la ragazza che per la prima volta fa l'amore, quindi. Carolina è speranzosa, comunque vadano le cose. Anche ti saresti innamorata comunque di Massi, anche da Veronica? Beh, non lo so, per adesso non è scoppiata la scintilla e quindi... Allora sentiamolo il nostro Massi, il microfono è lì, come l'hai conquistata? Insomma diciamolo ai nostri amici che non hanno ancora visto il film, se si può dire, questo si può dire? Certo. Beh, Massi è un ragazzo molto romantico, quindi probabilmente attraverso un regalo particolare, un'emozione che è stato in grado di far provare a Carolina, è riuscito a conquistarla. Poi comunque più grande, le ragazze a quell'età sono affascinate dal ragazzo più grande. Io mi ricordo di quando andavo alle medie che le mie compagne di classe erano tutte quante interessate ai ragazzi più grandi e noi in qualche modo eravamo anche gelosi. Invece parliamo con il fratello di Carolina, un fratello complice? Sì. Buono, insomma anche un po' sognatore sostanzialmente, quindi diciamo, esatto, che è una condizione ideale per una sorella, quella di aver avuto il tuo appoggio. Quello sicuramente, sognatore però al tempo stesso tenace, perché si ritrova soprattutto ad avere a che fare con il mondo degli adulti, no? Ed essendo un po' in una fase dove non sei più un ragazzino ma incominci ad essere un giovane uomo, c'è questo confronto. Ed è un fattore che ad esempio io ho preso molto a cuore, perché io personalmente nella vita a 20 anni, riconoscendomi un po' nel personaggio, ero molto più impulsivo, più arrabbiato col mondo. Ultime due domande, la prima a proposito del libro, insomma questo Amore 14 però io non l'ho ancora visto, però leggendo e appropriandomi un po' attraverso le interviste, le immagini, del senso che partecipa, ha comunque un modo positivo di vedere questa generazione 14.
Beh, sì, nel senso che in questo film e ancora di più nel libro vengono raccontate esattamente una serie di traiettorie che riguardano oggi le tredicenni e quattordicenni, che sicuramente rispetto al ricordo, alla memoria dei genitori di oggi, non sono più quei 13 anni, quei 14 anni che abbiamo vissuto, perché il mondo ha accelerato inevitabilmente alcune proprio evoluzioni caratteriali, emotive, di riflessione, tanto che si sono trovati con i giovanissimi, come Carolina appunto in questo film, e si ritrovano a prendere delle decisioni molto importanti. Quindi non è solo un film che poi ha, secondo me, un filo speranzoso, ottimista nei confronti di tutto, però affronta delle tematiche secondo me molto difficili, molto utile anche ai genitori, che non devono far finta di non considerare queste eventualità. Però insomma, meglio una storia d'amore, meglio un bacio o una prima volta che un pomeriggio da cubista, diciamo. Ah no, questo senz'altro. Io vorrei chiudere con un'ultima domanda che ti riguarda, però anche tu sei esordiente, eh? Ah, sì, devo dire la verità, io da mamma questa cosa non posso non sottolineare. È il mio esordio più emozionante, esatto, perché poi ho detto sempre tutte cose, pensavo di essere così preparato, scrivevo i libri sui giovanissimi, e ora quando mi troverò a gestire invece un figlio reale e non virtuale come la letteratura, magari sarà molto più difficile. Beh, insomma, allora il prossimo film sarà Amore ai primi giorni di vita, questo ce lo devi scrivere. Amore 1. Amore 1. Okay. Bene, allora grazie veramente per essere stati con noi questo pomeriggio, in bocca al lupo per il film, anche se non ce n'è bisogno, per andare a vederlo. Loro oggi pomeriggio alle 17 saranno a Bari, nel centro di Bari, in via Sparano, nel negozio Team, per incontrare i fan, ce ne saranno tantissimi. Arriveremo un po' più tardi alle 18. Alle 18, ricordavo male io.